Ciao a tutti, benvenuti dal Massimo dei Giocattoli. Oggi siamo sul canale di Mamma me lo compri per una nuova rubrica. Insieme a noi tornerete bambini in un viaggio nel tempo grazie a queste icone fantastiche di una generazione. Oggi partiamo con Burghi, il fast food canonico tipico degli anni 80, un vero boom degli anni 80. Infatti era il tempio dei paninari, delle sfitinze nel milanese. Il mito su tutti, Burghi in San Babila. Qui abbiamo dei cimeli di questo fast food che ha chiuso purtroppo nel 2006 perché McDonald's poi arrivò in Italia e fece un po' il furbo, no? Rivelò tutti i Burghi, infatti il marchio Burghi è registrato McDonald's, non ultima la polemica di qualche tempo fa, che stava aprendo Burgers in quel di Monza e aveva messo proprio sulle vetrine l'insegna "Stiamo arrivando con Burghi". Ovviamente McDonald's gli ha fatto subito causa perché è un marchio registrato. E molti di voi si diranno, ma perché allora McDonald's non propone un panino revival di quel tempo degli anni 80, visto che ormai c'è una voglia matta di tornare a quell'epoca? Basta pensare a successi mondiali come per esempio Stranger Things, per dirne uno, no? Le cose più rare che oggi vedrete sono proprio questi mitici incarti, ragazzi. Integri! Pensate che oggi questo materiale è fuori legge per l'alimentazione, già questo è un cult. Perché questi incarti in polistirolo in realtà adesso sono fuori legge. Qui abbiamo proprio tre incarti sopravvissuti, perché chi di voi andava a un fast food e si teneva l'incarto? Infatti, per avere questi cimeli, uno ci doveva lavorare, direte voi. E in effetti vengono da un ragazzo che ha lavorato proprio al Burghi fino al 2006. Aveva messo un annuncio su eBay, un'asta che nessuno si calcolava, io subito come un avvoltoio me li sono accaparrati e sono, secondo me, degli oggetti rarissimi, perché ormai non si trovano. Forse anche più rari del tovagliolo. Eccolo qua. Un'altra cosa fantastica, ragazzi. Un tovagliolo integro, magari non è degli anni 80, ma forse anche del 2006. Ragazzi, a 16 anni, non è semplice. E poi abbiamo anche questo, che era praticamente il badge che si metteva sulla divisa e qua si andava ad apporre il nome. Ed era proprio così. Tac, e se lo metteva sulla maglietta. Poi, ovviamente, il bello di Burghi erano anche i giocattoli, no? Che adesso noi chiamiamo nell'Happy Meal, e all'epoca invece, ecco, venivano qua dentro nel gioco box. Anche questo, trovarlo integro non è semplice. Qui un grazie speciale a Simone che me l'ha gentilmente donato, del gruppo del calcetto, devo proprio ringraziarlo. E qua dentro ci stava il panino, la patatina e appunto il gioco, perché il bello è proprio vedere questi giocattoli, no? Qui abbiamo delle mascotte, direi di partire da lui, Willy Denti, che fu anche una mascotte di transizione. Perché è vero che era un'icona del Burghi, ma fu anche la prima del McDonald's in Italia. Infatti anche con McDonald's venivano regalati i Willy Denti, così si chiamava. E poi qui abbiamo gli amici, quindi abbiamo Patty, la patatina, Freddy, la bibita, e ovviamente lui, Mr. Burghi. E col passare anche degli anni, oltre a questi pupazzetti, venivano dati in omaggio pins, delle spille e dei fumetti, che adesso andiamo a vedere qua. Oltre a delle canoniche VHS dell'epoca con puntate sia di Willy Denti e le sue avventure che dei Puffi. Infatti, parlando di Puffi, qui abbiamo sempre una sorpresa marchiata Burghi, un portafoglio con anche un Puffo. Infatti poi Burghi regalava nel gioco box le VHS dei Puffi. Un'altra cosa fantastica è questa, che non molti hanno. Praticamente questo era un inserto di un numero di Topolino che ti regalava questa Christmas card, eccola qua ancora integra, qui c'era l'inserto, voilà. Tu praticamente andavi da Burghi e ogni tot di menù avevi un menù omaggio, quindi una prima tessera fedeltà se vogliamo, e trovarla anche questa qua integra in un topolino non è semplice, perché poi chiaramente non è neanche né pasticciata né usata, è nuova. Poi fantastica anche la Roma City Map, quindi dove erano i Burghi City a Roma, qua, anche questa qua era fantastico perché un turista andava a Roma e trovava alla cassa la mappa della città. Poi direi di parlare anche dei Food Fighters, se voi direte, che c'entrano con Burghi. E invece c'entrano, questi praticamente personaggi antropomorfi dedicati al cibo, più che l'hot dog io andrei a prendere proprio l'hamburger, visto che stiamo parlando di Burghi. Eccolo qua, il generale Burger Beer, fantastici. Praticamente questa fu una linea dell'88 che non è che prese molto piede all'epoca, anche perché non c'era un cartone dedicato, non c'era una pubblicità in sé, quindi nei negozi di giocattoli come per esempio Grazzini a Milano fecero un flop totale. Quindi Burghi ebbe l'idea geniale di rilevargli gli invenduti e di regalarli nel gioco box. E qua c'è un episodio che mi va di raccontarvi, perché è quello che dico sempre a tutti i miei amici e anche ai miei follower che mi seguono. In realtà non è tanto l'oggetto, ma il ricordo che noi abbiamo di quell'oggetto. E quindi uno prende in mano e fa un tuffo nel passato. Io ho memoria solo di essere andato a Burghi una volta sola, nel 90,
in Paolo Sarpi per una festa di compleanno di un ragazzo con cui giocavo a pallone nel Sempione Alf. E nel gioco box io trovai proprio un Food Fighters che oggi non ho, ma che era la pizza, la fetta di pizza che si chiama Private Pizza. E da lì c'è questo ricordo, quindi per quello che mi piacciono un sacco i Food Fighters. In realtà oggi questa linea di giocattoli ha preso molto valore, anche perché non è facile trovarla completa con gli accessori. Ognuno aveva un'arma, qui vedete c'è uno zaino, quindi erano in realtà buoni contro cattivi, militari, quindi poi in realtà però oggi si fa fatica a trovarli perché chiaramente erano di gomma e non sono stati facilmente conservati. Poi che altro dire? Un'altra icona secondo me è questa. Voi pensate che oggi praticamente è vietato fumare in qualunque luogo pubblico. All'epoca, quindi negli anni 80, su ogni tavolino di Burghi voi trovavate anche questo posacenere, perché era totalmente legale fumare all'interno non solo di un fast food ma di qualunque locale, e quindi trovare anche un posacenere integro non semplice. Questo invece l'ho recuperato su subito.it e ancora, se qualcuno volesse accaparrarselo, è in vendita perché ce ne sono un po'. Parlando ovviamente di cimeli di Burghi, come vedete questi qua sono tutti della mia collezione personale, come dico sempre, work in progress, perché in realtà non è completa. Quello che non ho per me sono delle chicche introvabili, perché sennò le avrei già trovate. Cosa sono? La cannuccia, ovviamente, il bicchiere della bibita, quindi Coca-Cola, piuttosto che anche quello del milkshake, e quello delle patatine, e sicuramente, che era molto bella, la scatolina dei chicken doré, perché una volta non si chiamavano nuggets, ma venivano chiamati chicken doré. Quindi questi cimeli ovviamente io li custodisco con molta gelosia, perché è proprio un tuffo nel passato, un tornare appunto a quel movimento degli anni 80, anche paninaro, no? Che io ho vissuto solo da bambino, perché sono nato quando è esploso Burghi, quindi nell'81. E come dico sempre, ragazzi, fate un viaggio nel passato anche voi, perché è sempre bello tornare bambini. E se non avete questi cimeli, questi giocattoli che vi ricordano l'infanzia, potete trovarli sicuramente sia nelle varie fiere del settore dedicate al giocattolo, come per esempio la borsa scambio di Novegro, sul mio Vinted, dove siamo operativi appunto con più di 100 annunci, sul mio eBay, e poi potete trovare qualche chicca di curiosità, di qualche unboxing, anche sul mio canale YouTube del Massimo dei Giocattoli, ma ovviamente anche di Mamma me lo compri!